Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Ho deciso di scindere il video acquisti che avete visto negli ultimi giorni sul mio canale perché stava diventando un pochettino lungo e quindi ho deciso di tenermi lo shopping da Primark come video singolo e, perché secondo me si riesce anche a seguire e a goderselo anche un po' meglio. Niente, direi di partire subito. Oh mio Dio, devo fare una premessa. Io non sono per mangiare l'uovo in culo alla gallina, ovvero anticipare troppo le cose. Però ho trovato delle cose per Natale da Primark che non potevo non prendere per il prezzo e per la tipologia di cosa che ho preso. Non mi sono messa a prendere decorazioni, carta regalo, eccetera, eccetera. Cioè, non sono assolutamente nel mood natalizio, però ora appena vedrete le cose capirete. Allora, reparto cancelleria, non ho più voce, ho preso alcune cose sfiziose. Mi sa che mi si è surriscaldata la fotocamera. Comunque, reparto cancelleria, allora ho preso per 1,30 euro due di queste buste che possono sempre tornare utili, perché poi dopo magari quando mi servono, eccetera, eccetera, per eventuali regali o cose non le ho. Costavano poco, esce anche il tag con la scritta with love, così, con la possibilità appunto di scrivere qua dietro, e quindi che sia Natale, Pasqua, Santo Stefano, non so cosa, insomma, per 1,30 euro ho deciso di prendere questi due sacchettini, queste due buste, e poi sempre 1,30 euro ho preso questa coppia, però qua ce ne sono due. Avevo preso anche la carta regalo, sempre per la mia nipotina Chiara. E infatti alcune cose che le ho preso ultimamente gliele metterò in una di queste bustine. Anche qua c'è il tag con la possibilità di scriverci dentro. E poi per me per 2,50 euro ho preso questo inserto di plastica di Minnie, che spero che mi agevoli nel tenere la. Ah, ce ne sono vari, vedete? Che carini! Guardate, non me ne ero accorta, con varie fantasie, tipo per tenerci dentro, che ne so, fatture, fogli vari. I speak fluent Disney, troppo carino. E questi penso però che si possano mettere, esatto, tipo uno dentro l'altro in questa maniera, tipo come raccoglitore, non lo so, però 2,50 euro, fatti benissimo, bellini da morire. Prendono pochissimo spazio perché alla fine è un cartoncino, l'ho trovata veramente un'ottima cosa. Poi, per rimanere in tema Disney, vi faccio vedere per Mattia che cosa ho preso. Ho preso un set di pigiami, pagato 14 euro con due pigiami. Io non amo il nero nei pigiami, nei bambini in specie, però come vi dicevo nell'altro video, cioè, avevo bisogno di fare un po' di scorta e non mi piacciono nemmeno le fantasie troppo forti, troppi personaggi, cose, colori, verde, rosso, non mi piacciono. E comunque gli ho preso il pigiama nella taglia 4-5 anni, 110 cm. Purtroppo non hanno il polsino in fondo, però non sono nemmeno largoni. Ho deciso di prendere 110 perché mi sembrava potesse bastare, mi sembravano abbastanza abbondanti i pantaloni e la coppia. Vediamo come si forma. Pantalone nero con magliettina così. Io l'avrei fatta sempre a sfondo bianco. Volendo si possono utilizzare anche come tutine per stare in casa, ecco. Cioè, non ce lo vieta niente, nessuno, possono sembrare tranquillamente delle tutine per farli stare in casa. E poi l'altro è composto dalla magliettina bianca in questa maniera e dal pantalone uguale all'altra maglia. Io farei così, poi volendo ci si può mettere qua sotto il pantalone, altrimenti il pantalone nero, e poi fare il pigiamino tutt'uno così, anche volendo. Ognuno può fare quello che vuole. E questo appunto 14 euro, due pigiamini. Poi ho preso una cosina per la mia nipotina, per Chiara, questa ve la faccio vedere. Presa in taglia 12-18, e pure io e Enza volevamo la stessa felpa. Maglioncino, cioè dietro ah no, ci sono le stelle anche dietro ed è morbidissimo, è veramente una super coccola, adoro. Questo glielo devo dare nei prossimi giorni. E poi per Mattia ho preso svariati
felpe e felpettine. Allora, lui si è scelto un dentifricio che non so se gli darò mai, non lo so se è buono, se non è buono, boh. L'ha visto, costava 1,45 euro e mi sono scordata poi di fare la finta di metterlo nel sacchetto e poi ritoglierlo, perché poi non gliene fregava niente. Poi sono arrivata alla cassa, mi pareva brutto e l'ho comprato. Comunque questo qua di Paw Patrol, se l'avete provato fatemi sapere. Comunque Mattia ha i suoi due dentifrici, uno di Nebbiolina e uno di Crescendo Coop, e quindi facciamo con quelli. Allora, ho preso tutte cose molto tristottine, perché per maschio da Primark, per neonato tanto quanto, per bambino male mi sento. Allora, ho preso questa felpa non troppo pesante, perché avrà, ripeto, anche il grembiule a scuola, quindi vediamo come e quando gliela userò. Questa è in taglia 5-6 anni, 116. Scusatemi se è spenta la fotocamera, comunque. Dicevo, questa felpina 6 euro. E sinceramente, avendo anche altre cose in taglia più piccola, ho preferito prendere questa per avere una taglia in più. Poi ho preso tutte magliettine a maniche lunghe in taglie svariate. Allora, questa per esempio in taglia 5-6 anni, 116, pagata 2 euro. Questa invece in taglia 4-5, 110, pagata 2,50 euro. Questa pagata 1,80 euro in taglia 5-6. Penso lo vestirò così all'asilo perché farà un gran caldo, già lo so, avendo appunto anche il grembiule, poverino. 4-5 anni, cioè poverino, nel senso poverino se uno, cioè non va bene fargli prendere freddo ma nemmeno fargli crepare di caldo. 4-5 anni, sempre 1,80 euro bianca, e questa invece 5-6 anni, 116, sempre 1,80 euro. Ho fatto un po' a caso. Comunque capite bene che 1,80 euro ciascuna e la felpa 6 euro, cioè se può fa. Poi per me ho preso questo set di calzini a 4 euro perché i fantasmini sono quelli che più utilizzo. Forse li avevo già avuti questi qua, non mi ricordo di preciso. Comunque sono questi qua della Disney, perché ne ho buttati via alcuni, mi sono durati tantissimo. Questi di Primark sono buonissimi, di fantasmini, cioè il prezzo è piccolo e la qualità è alta, non scalzano dietro, o almeno prima di scalzare ce ne vuole assai. Poi ho preso anche altri calzini natalizi, ora ambito Natale, 3,50 euro tre paia di calzini. Questi per esempio anche per fare dei regalini sono stupendi. Comprate il pacchettino e li date tipo a tre persone diverse, a tre amiche, sorelle, non lo so, è il pensierino magari da aggiungere con un euro, perché 3,50 euro tre paia, guardate che carini. Guardate anche questo qui verde, vabbè, stavo facendo vedere il tallone com'è carino, e poi c'è quest'altro, cioè sono troppo graziosi, sempre della Disney. Poi ho preso due set di bigliettini da auguri. Allora, questi sono i tag, quindi semplicemente per scriverci il nome, costano 1,50 euro, appunto sono 30. Cioè, ditemi voi se non sono prese bene queste cose, cioè come potevo lasciarle lì se poi non le ritrovo. E poi sempre 1,50 euro, 20 bigliettini di auguri. Cioè, 20 bigliettini di auguri, ragazzi, cioè... stupendi. Ancora più stupende queste due cose, ovvero due canovacci pagati 4 euro, sì, due, e le fantasie sono queste, vedete, tutta bianca, che è questa qua, tutta bianca semplicemente con le tre renne, tra l'altro sono renne molto simpatiche, e quest'altra base bianca con tante renne un po' più grandi. E poi in abbinato ho preso anche i pannettini, quelli in microfibra piccolini, che stanno diciamo in una mano, e ce ne sono 5, sì 5, e questi sono costati 2 euro e anche questi come pensierino potrebbero essere veramente carinissimi, magari da metterne tipo 2 a uno e 2 a un altro, non lo so. Se si regala qualcosa, tipo qualcosa per la casa, magari aggiungerci anche uno di questo, un paio di questi, perché ragazzi, cioè 2 euro, 5 pannetti in microfibra, sono troppo carini. E c'è questo qua, poi ce n'è uno, vabbè, semplicino tutto verde, uno semplicino tutto rosso, uno bianco con i classici fiocchi di neve, le stelline, e questo qua bianco con le renne.
E niente, direi che il mio shopping da Primark finisce qua, ma per adesso, perché devo tornarci assolutamente. Io ero stata per prendere appunto gli slip a Mattia, ma non ho trovato la taglia. Non mi sono trovata per niente male con quelli che gli ho preso per l'inizio dello spannolinamento, che è durato tipo 3 giorni per fortuna, e abbiamo fatto molto molto veloce. Però ecco, gli slip all'inizio io pensavo di doverlo cambiare 100 volte al giorno, ero preparata tipo al peggio, avevo preso 2000 paia di mutandine e ora gli iniziano a stare troppo aderenti, ecco. E niente, vi mando un bacione, spero che il video vi sia piaciuto e vi lascio al prossimo video. Ciao!